questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Sarà interessante vedere cosa faranno gli avversari contro questo 5-3-2. Una linea difensiva particolare, Fabio, diciamo così. Posso capire schierarsi con 5 difensori per difendere un vantaggio, ma iniziare una partita così mi lascia alquanto perplesso. È probabile che si tratti di una variante di una difesa a 3 tradizionale, dove i due terzini aggiunti sono in realtà esterni di centrocampo, a seconda della fase di gioco e della disposizione degli avversari. Eccoci, si comincia. E la difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Scodella in avanti. Sulla fascia, è libero. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca l'uomo là davanti. Da lì può crossare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Pallone lungo in verticale. Crescenzi prova immediatamente in avanti. Tocco preciso. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Georgevic. Zetti. Ottimo dribbling. Gioca una palla lunga. Qui può partire il contropiede. Reggini. Il pallone è sulla sinistra. Ora cosa succederà? La partita sta andando un po' alla deriva. Non si crea gioco. Prova a tirare. Conclusione sul fondo. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Decidono di giocarla all'indietro. Bianchetti alza la testa alla ricerca di un compagno davanti e c'è un bel pallone davanti. Può andare al tiro. Cerca la profondità. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Giaccherini, di forza. Georgevic.
L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Lungo passaggio in avanti. Obi prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. La prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a reperto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. L'azione è già ripresa. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. Palla in avanti verso il compagno. Tenta! Parata fantastica di sempre. Spinge cedendo il pallone lungo. Vedo una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera secondo te? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Bianchetti. Provano a ripartire da dietro. C'è la palla lunga in avanti. Tentativo di allungare il gioco. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. La gioca in profondità. Decidono di giocarla all'indietro. Tenta di scavalcare la mediana. La mette sulla sinistra. Traversone di Parigini. Georgevic va a raccogliere il passaggio. Clayton. Solo gol a referto, ma dove raggiungere? Il punteggio è quello di 1-0. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scambio. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Manzetti. Scodella in avanti. Decide di non rischiare. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti. Prova il tiro! Finalizzazione decisamente infelice. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Il Chievo ha optato subito per un altro cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Calcio di punizione per il Chievo. Giaccherini. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Corner può essere una delle ultime possibilità. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Cesar, ben posizionato, intercettato il pallone.
e il difensore respinge. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita.